Non si preoccupi, va tutto bene, stia tranquilla, eh? Chi è il prossimo? Non c'è più nessuno. Sai, questo posto sembra un obitorio. Troverò dei termini adeguati. È tutto così tranquillo, dove sono gli altri? Per quanto riguarda i pazienti, non lo so, ma i dottori sono scesi di corsa giù al parcheggio. Perché? Hanno sentito dire che un camion ha tamponato una Mercedes. Scusa, torno subito. Oh, buongiorno, dottor Miller. Silenzio. Come vanno le cose in psichiatria? Come sarebbe a dire? Beh, io volevo solo... Oh, scusa, mi dispiace, Terry. È tutta colpa di un paziente che ho in cura, un maniaco depressivo. Ecco, è appena arrivata e non vuole comunicare con nessuno. Sembra che abbia una vecchia canzone che lo perseguiti. Una vecchia canzone di cui non ricorda più le parole. Il guaio è che, sfortunatamente, non me le ricordo nemmeno io. Che canzone è? I tre piccoli porcellini. I tre piccoli porcellini? Sì, la colonna sonora di un vecchio cartone animato. E come comincia? Dunque, siam tre piccoli porcellini. E poi non mi ricordo più niente, il vuoto più assoluto, e il signor Green non vuole parlare con me finché non gli canto tutte le parole. Ho cercato il disco, ma non si trova. Peccato che non sia Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love on my arm. Non mi stai aiutando. Lo so. Non riesco ad aggirare l'ostacolo. Sì, mi sento un fallito. Oh, andiamo, non dica così, dottor Miller. Uno psichiatra non è tenuto a intendersi di ogni cosa, non è certo Dio. Ah, no? Era solo una battuta. Oh. Ciao Tom, tutto bene? Come va nella gabbia dei matti? Quali matti? Norman, quante volte devo dirti, anzi, quante volte devo urlarti a brutto muso che i miei pazienti sono delle persone mentalmente disturbate e non dei matti? Lo sai che odio queste espressioni rozze e insensibili. Hai ragione Tom, mi dispiace, sono stato veramente insensibile. No, scusami tu, è tutta colpa mia. La verità è che sono un po' esaurito. E ne hai ben donde. A star là si rischia di diventare matti davvero. Aiuto, aiuto! Dottor Miller, se non si sente bene, chiamo un dottore. No, lascia stare, Terry. Mi sembrano secoli che non ho un giorno di riposo. Oh, mio Dio, è terribile. Perché non protesta con qualcuno? Lo faccio, ma anche i pazienti hanno i loro problemi. Ti rendi conto che ho una donna innamorata di un orologio a cucù? Un cucù? Già, ed è una pessima imitazione. Sembra un gallinaccio. Sì, dovrebbe proprio riposarsi. Sì, hai ragione, ho assoluto bisogno di un po' di vacanza. Ho un'idea, è libero stasera? Potrebbe fare un salto a casa mia a bere qualcosa. E se vuole potremmo trovarci un ristorantino per una cenetta tranquilla. Allora che ne dici? Dico che è un'idea meravigliosa. Perfetto, dottor Miller, ci vediamo la sera. Volentieri, Terry, ma a una condizione. Devi promettermi di non chiamarmi dottor Miller, solo Tom. D'ora in poi non voglio più sentire una parola che mi ricordi anche vagamente la medicina, la psichiatria o gli ospedali. Ok, Tom. È lei il dottore. Dove sarà andata? Non ne ho idea, ma se non arriva presto, la cena si raffredderà e farà schifo. È già fredda, sai per questo. Oh no, che avevi cucinato? Insalata. Sì, è molto carino. Vieni, mi daresti una mano, per favore? D'accordo. Ah, aiuto! Che c'è? Guarda, c'è una specie di ragno. E allora? E allora fa qualcosa. Andiamo, Janet, non dirmi che hai paura di un... Oh, mio Dio, che orrore! È grosso come una caserma. Toglilo di mezzo, ha un'aria feroce. Ok, allora... No! Che fai? Non avrai intenzione di schiacciarlo. Ancora un po' e quello schiacciami. No, fermo! Che si può fare? Non potresti spingerlo fuori? Spingerlo? Shoot at night.
Sì, dagli una spinta fino alla porta, ti D'accordo. Prego. Oraggio, mettiti in marcia, Panzer. Sinistra, destra, ancora sinistra, ancora destra, avanti. Fortuna che non è un mille piedi. Eccoci qui. Oh, lei non si sta affatto rilassando. Lo so, ma non posso farci niente. Non riesco a togliermi dalla testa quella canzone. Siamo tre piccoli. Ma lasci stare quella canzone, cerchi di ridere. Che ne dici di una barzelletta? Adoro le barzellette. Allora me ne racconti una. Ok, dunque. Due cani entrano in un bar. Il primo cane si rivolta verso il secondo e gli dice... Ecco fatto, apri la porta. Il Panzer è in libera uscita. Buongiorno. Non ci badate, è stato rinchiuso troppo tempo, poverino. Rinchiuso? Nel reparto psichiatrico. Oh. Accidenti, non avrei dovuto nominarlo, mi scusi. Ma prego, Tom, si accomodi. Voglio presentarle i miei amici, Janet e Jack. Questo è Tom. Come sta? Come sta lei, piuttosto? Io benissimo, grazie. Molto lieto. Bene, adesso possiamo sederci. Che ne dici di un po' di vino? È un'idea. Torno subito. Il vino è proprio quello che ci vuole. Divano. Dica la verità, Terry scherzava prima quando ha accennato alla sua reclusione in psichiatria? Volesse il cielo, figliolo. Vi assicuro che è meraviglioso venire via da quel posto. Oh, lo credo bene. E lei esce abitualmente? No, anzi, è molto raro. In genere mi ci tengono legato. Addirittura legato? Già, ed è solo questo ciò che può aspettarsi un interno. Ci sta davvero? Qui, ragazzi. Mi scusi. Scusi anche me. Terry, non trovi un po' azzardato dargli... Hai ragione, ma quello migliore è finito. Veramente, io mi riferisco Jack al... non parlava della qualità. Voleva dire che, date le circostanze, forse l'alcol può suscitare, insomma... E tu si è concesso una libera uscita fino alle 10. Sì, e poi il mio medico dice che è una mano santa. Allora, per i nervi. Tenga. Quasi quasi li prendo tutti e quattro. Dunque, sì, credo che sceglierò questo. Alla salute. Alla sua. Bene, adesso, se volete scusarmi, vado a cambiarmi, eh? Prego. Io e Tom usciamo, andiamo a cena al Sea Cliff. Scusa, Terry, aspetta un secondo. Hai detto che è... Andiamo al Sea Cliff. No, un momento. Mi scusi, non è niente. Io e Janet abbiamo una cosa da discutere con Terry. Questioni di casa, resti lì. Sei sicura di quello che stai facendo? Jack, ho imparato a spogliarmi da quando avevo 6 anni. Terry, Jack intendeva dire se sia il caso di uscire con Tom. Oh, è di questo che ti preoccupi? Ma dai, rilassati, non è sposato. Aspetta, sei certa che sia il tipo giusto? È stato rinchiuso tanto tempo con tutti quei... No, sta attento a come parli. Ricordati di non pronunciare mai la parola matto. E adesso andate a fargli compagnia, per favore. Coraggio, su. Certo. Con piacere. Janet, attenzione. Mi raccomando, non contrariarlo. Sono i violenti che vengono legati. Ok. Quelli facili alle aggressioni. Ricordati, non dire matto o sarà la fine per tutti noi. Va. Ho capito, sta tranquillo, toglierò la parola matto dal mio vocabolario. Siamo tre piccoli porcellini. Siamo tre. Chi? Stavo per arrivarci. Arrivare dove? Oh, niente. Bene. Allora, Tom, che mi racconta? Matto? Oh,
sono mortificata, scusi tanto. Stasera non so quello che dico. Scusi, ero distratto. Che cosa ha detto? Niente! Volevo solo offrirle delle noccioline. Ma ho cambiato idea. Ho pensato che forse preferisce del formaggio. Beh, faccia come vuole lei. Va bene. Janet? Sì? Stavolta ti sei salvata in corner. Ora rilassati e cerca di controllarti. D'accordo. E niente allusioni, chiaro? Non ti agitare. Accidenti. Qualcosa che non va, Tom? Per l'ennesima volta mi si è staccato il cinturino. Oh, si calmi, non c'è alcun motivo di agitarsi tanto. Mi lasci dare un'occhiata, forse è una sciocchezza, eh? Ah, eccolo qui il problema, vede, gli manca una rotella. No, c'è una bella differenza, non si dice rotella ma rondella. È molto, molto differente. Ecco, non lo so, mi dispiace, non posso farci niente, mi dispiace. Ecco fatto, la cacciatina è dolce e fresca. È genuina, sa? La prendiamo da un contadino automatico qua sotto. Gnam gnam, è ottima. L'assaggi, Tom. Ecco, la metto qui sul tavolo. È a sua disposizione. No, perdoni l'indelicatezza, gliene taglio una fetta? Non è necessario, faccio da solo. C'è un coltello? No, no, scherziamo. Il coltello per un formaggio fresco? Che ti salta in testa, Janet? Va subito in cucina a prendergli un cucchiaio. D'accordo. Lasci, non fa niente. Il coltello è perfetto. Hai combinato un disastro, adesso è armato. Senti, ma tu credi davvero che Terry ci avrebbe portato in casa un tipo pericoloso e squilibrato? No, credo di no. Oh, vorrei tanto sperare. Siamo tre piccoli porcellini. Siamo tre fratellini. Mai nessun ci dividerà. Siamo tre piccoli porcellini. Siamo tre fratellini. Mai nessun ci dividerà. E stasera faremo i conti. Pietà! Oh, il coltello è suo. Grazie. Io sono pronta. Oh, anch'io, cara. Invece no. Perché no? Perché nessuno lascerà questa casa. Nessuno. Aspettate. Tom. Andate via così presto, è un peccato. Non abbiamo neanche avuto il tempo di conoscerci. Oh, beh, ora non è il caso. Possiamo farlo un'altra volta. Solo che stasera Jack ha preparato una cenetta simpatica, veramente deliziosa. Ha preparato... L'insalata. L'insalata? Certo, l'insalata, come solo Jack la sa fare. Quindi perché non rimandate il tutto e restate qui a cena con noi? Quando possiamo cenare al Sea Cliff? No, grazie del pensiero. Un momento, andiamo, Tom. Excusez-moi, avete detto al Sea Cliff? Immagino che abbiate prenotato, allora. No, ce ne siamo dimenticati. Oh, santo cielo, in questo caso dovrete restare qui. Non è un problema, io non ho bisogno di prenotazione. Perché? Come fa ad entrare? Facile, basta dire che sono un dottore, funziona sempre. Aspetta, lascia che... Grazie. Hai sentito? È folle. Adesso dice di essere un dottore. Tra un'ora crederà di essere Napoleone. Scusa, Terry. Puoi venire un secondo? Rimandiamo a più tardi. Se non metto sotto i denti qualcosa, comincio a sragionare. No, aspetti. Non se ne vada in questo modo. Dobbiamo ancora finire di giocare ai cani. È un gioco simpatico, giocare no? Giocare ai cani? Sì, io faccio il levriero e lei fa il cocker, così. Ma che succede? Lo fa spesso. Per favore, lo ignori. No, no, in questi casi è meglio assecondarmi. Aiuto! Se fai il bravo, ti porto un osso. Accuccia! No, ferma, Terry, aspetta! Terry! Oh, mio Dio, Jack, che facciamo adesso? Non lo so. Non possiamo lasciarla sola. Sta tranquilla, lui. Non sarà sola. Per fortuna vanno in un ristorante affollato. Già, in cima a una scogliera. A picco sull'oceano. Dove lui potrebbe spingerla senza farsi notare da nessuno. Oh, no! Oh, sì! Presto! Andiamo allora! Presto! Presto! Jack, sbrigati! Non credo che sia obiettivo nel giudicare Jack.
Io non ho detto certo che fosse una cattiva imitazione. Ma anche se Jack faceva finta, non è un comportamento normale quello. Insomma, un adulto non finge mai di comportarsi come un levriero. A meno che non racconti una favoletta di Esopo. Oh, mio Dio! Che c'è, che c'è? Questo posto sembra costoso. Non importa, dobbiamo assolutamente salvare Terry. Facciamo così, tu entri e attiri la sua attenzione. Io mi insinuo dietro di lui, gli sbatto la faccia nel piatto e gliela tengo ferma. Jack, non stiamo girando un film poliziesco. Hai ragione. Dobbiamo solo entrare là dentro, prendere Terry da parte e metterla in guardia, sì, da Tom. Sì, così è più facile, andiamo. Ah no, signore, mi dispiace, ma non può entrare senza Jack. Come? Ah sì, ma vede, io... Oh, non... beh, guardi, comunque noi teniamo sempre da parte qualcosa per situazioni del genere. E se non le dispiace... Ah, la ringrazio. Aspetta, invece, è stato molto gentile, mi andrà sicuramente a pennello. Lo vedo a occhio. Sì, è proprio la mia misura, no? Sto bene? Stupendamente. Ah, grazie. Andiamo. Un secondo solo. A che nome è la sua prenotazione, signore? Prenotazione? Noi non abbiamo prenotato. Allora non potete entrare. Sì, ma noi dobbiamo entrare in questo ristorante. Esatto, è una questione di vita o di morte. In questo caso, vediamo, posso prenotarvi per le 8:30 di martedì prossimo. Ascolti, dobbiamo assolutamente entrare adesso, subito. Uno dei miei pazienti è entrato qui, è urgente. Ma perché? Lei è un dottore? Uno psichiatra, per l'esattezza. E là dentro c'è un uomo alienato, anzi direi squilibrato. Quindi potreste correre un brutto quarto d'ora. Oh, ma perché non me l'ha detto subito? Da questa parte, dottore. Prego, prego. Altro che. T'assicuro eccolo che è la verità. Janet ha ancora quello sguardo da omicida. Dobbiamo subito mettere Terry in salvo. Okay. Vieni, sbrighiamo. Aiuto! Aspetta, ti aiuto. Fermo. Forse non ha capito. Quell'uomo è un pazzo furioso. Questo è ridicolo. Quell'uomo è il dottor Miller, lo psichiatra. Oh, non mi dica che ha abboccato anche lei. Insomma, buon uomo, a chi vuole credere, a lui o a me, eh? Scusi, chiunque può dire di essere uno psichiatra, l'ho appena detto anch'io. Senta, perché non prova al ristorante qui di fronte? Ascolti, no... Lei forse non si rende conto che c'è un pericoloso squilibrato in questo locale. Sono pienamente d'accordo. Ora basta. O ci lascia entrare senza tante storie, oppure si troverà in un brutto guaio. Toglietevi dai piedi, chiaro? Vuole che cominci a urlare che il vostro filetto mignon è carne di cavallo? Non ne avrà il coraggio. Il filetto mignon è carne di cavallo. No, per favore, la prego, per l'amor del cielo. Silenzio, silenzio. Stia calmo, vado subito a chiamare il dottor Miller. Grazie, molto gentile. Senti, Jack, tu cerca di tenere calmo Tom. Io vado ad avvertire la polizia. Corre. Volo. Scusi se la disturbo, dottor Miller, ma è arrivato un giovanotto molto nervoso. Potrebbe aiutarci. Ma certamente. Ritorno subito. Mi sono d'accordo? Da questa parte. Prego. È quel giovanotto là. Non mi stupisce. Salve, Jack. Salve, Tom. Lo sa che è carina quella giacca? Grazie, Tom. Come ce la caviamo? Bene. E lei, piuttosto? Oh, a gonfie vele. Davvero? Perfetto, ne ero certo, ma ho preferito chiederglielo lo stesso. Sono lieto che me l'abbia chiesto. E io sono lieto che lei sia lieto. Bene. Mi dispiace. No, veramente sono io che mi devo scusare. Perché dovrebbe scusarsi? Non avrei dovuto fare quel tentativo. Sì, invece no, era Jack, un tentativo onesto. Guardi che a me non importa un tubo. Coraggio. Su, mi tocchi. Sul serio, non voglio toccarla. Allora la tocco io. No. C'è qualcosa che le dà fastidio, Tom? Perché? Perché me lo sta chiedendo, Jack? Così, senza motivo, non sono uno sciocchino. Ha un'ottima cena. Anche sa? Lei ha un aspetto notevole. Sì, ci credo, la prendo per buona. La credo, le credo sulla presto, parola. Da questa parte, venga, eccolo lì. Sì, è lui, agente, l'arresti. È lui? Sì, faccia attenzione, agente, è proprio partito. Quando è in ospedale, lo legano al letto. Già, e poi abbaia come un cane.
Adesso è chiaro, è lui, vero? No, no, a lui non c'entra niente. È quello lì, il pazzo furioso. E dopo aver fatto... Si figuri che si è messo anche a cantare. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre. Sì, eh? Con un coltello da formaggio. Ah, oh, certo, allora è lei. No, mi non scusi, agente, credo che si possa chiarire questa faccenda. Coraggio, Tom, avanti, gli faccio vedere. Sotto con mai nessun ci dividerà. Gliela faccio sentire. Ora basta, smettetela. Vediamo di sederci e di discutere la cosa razionalmente. Ah, non si preoccupi, lo faremo al reparto psichiatrico. Venite voi. No, fermo, io non c'entro niente, neppure lui. Ah, no? Scusate, se non è lei e non è nemmeno lui, allora chi è il pazzoide? Il pazzoide? Il pazzoide? Ora basta, scusi, perché non dice che so svitato, ho suonato, o acchiappalucciole, o che gliene pare di soffiapentole? Beh, non ecco sono io. Termini più originali di mentecatto, di scemo, di matto, di lunatico? No, agente, le persone sono mentalmente disturbate se lo ficchi in testa e non matte, o addirittura folli, ed è ovvio che se le chiama matte, alla fine si comportano da matte, se ne rende conto, agente? Altro che se me ne rendo conto, andiamo. No, fermo, che sta facendo? La porto in un posticino simpatico, non si agiti. Ma che cos'è lei, una specie di ritardato? Oddio, me l'hanno fatto dire. Un momento, ma che cosa fa il dottor Miller? Dottor Miller? Certo, è uno psichiatra. Uno psichiatra? È logico, cosa credevate che fosse, un paziente? Oh, ah, ma stai scherzando? Vede, ci scusi, agente. Sì, lo so. Secondo me siete tutti un po' mezzi ma... mentalmente disturbati. Lo sai, Janet? Oggi ho capito una cosa importante. Cioè? Che c'è tanto da imparare a proposito delle malattie mentali. Oh, certo, altro che. Basta leggere la tua biografia. Oh, sono contenta che questa faccenda si sia chiarita. Oh, non vedevo l'ora, finalmente. Io devo confessarle una cosa. Ecco, non avrei mai indovinato, neanche fra un milione di anni, che in realtà lei fosse uno psichiatra. Anch'io non avrei mai indovinato, neanche tra un milione di anni, che lei fosse sano. Eh già! È finita in gloria. Certo che è stata veramente divertente, eh? Altro che... Povero dottor Miller, dover tornare in un reparto psichiatrico per trovare un po' di tranquillità. Ma come avete potuto pensare che fosse un paziente? Andiamo, Terry, tutte le prove erano contro di lui. Che so, i piccoli porcellini, i fratellini e poi... Come potevamo, non è equivocato? No, Jack, Terry ha ragione. Non avremmo dovuto trarre conclusioni affrettate solo dalle apparenze. Infatti, le prove indiziarie possono creare equivoci. Probabilmente è così, come quel tale che mi è capitato di conoscere giù all'arcobaleno. Ha saputo che vivo con due splendide ragazze e era convinto che noi, insomma, in un certo qual modo... avete capito, no? Sì, è chiaro. Vuoi dire che non credeva che noi tre vivessimo platonicamente? No, continuava ad insinuare. Ah, certo. Che volgare! Spero che l'avrai sistemato. Beh, ecco... Jack, andiamo, gliene hai dette quattro? No, sembrava che l'idea gli piacesse tanto che non ho voluto rovinargli il divertimento. Cosa? No, scherzavo. Naturalmente gliene ho dette quattro. Gli ho spiegato che viviamo insieme per risparmiare sull'affitto e che, insomma, che siamo come una famiglia. E che io non ho nessuna idea di quel genere su di voi e che vi rispetto come due sorelline. Bravo. Fino a stasera. Oh, no.